Buongiorno a tutti. Sono le 7:25 di mattina di domenica 22 settembre. Per i più appassionati, ovviamente, già sapranno cosa andrò a fare, perché andrò a Roma. Ovviamente vi porterò con me in questo viaggio, non vi spoilerò nulla e niente, vedrete tutto nel corso del vlog. Spero vi piaccia e spero che vi faccia piacere il fatto che vi porti con me in questa avventura, sperando che vada tutto bene, perché non voglio tirarmela, ma già partiamo con le sfighe incredibili, perché ovviamente a Pescara hanno chiuso le strade per andare alla stazione, quindi adesso vedremo un po' se sono chiuse già da ora oppure dovremmo inventarci cose. Comunque ci vediamo nelle prossime ore e appunto ripeto, sperando che vada tutto bene anche una volta arrivate a Roma. Buonasera a tutti, è quasi l'una di notte, io sono tornata a casa da Roma e per chi non avesse capito sono stata alla presentazione della trilogia di Nevernight direttamente presentata da De Christoff. Allora, a mente calda vi dico che questa giornata mi ha fatto abbastanza calare per tantissimi motivi. Prima di tutto il tempo meteorologico, ma quello purtroppo non è colpa di nessuno, a meno che Poseidone decida di mandarci sempre queste sfighe. Ma diciamo che la cosa che mi ha fatto più incazzare, diciamo due cose principalmente, l'organizzazione dell'evento e i mezzi pubblici di Roma. Allora, non so tanto a spiegare i motivi non adesso, perché ho deciso che domani mattina farò una breve recensione di come è stata questa giornata, e poi c'è una cosa che vi dirò direttamente domani mattina che mi ha prima di tutto mi ha soddisfatto, mi ha reso molto felice, ma dall'altra parte avrei una cosa da dire, ovviamente strettamente personale, legata a ciò che è successo. Comunque merita 2,5 stelline questa giornata, poteva andare decisamente peggio e decisamente meglio, anzi soprattutto decisamente meglio. Quindi diciamo che a mente calda, ecco, queste sono le motivazioni per cui questa giornata mi ha fatto abbastanza cacare. Poi ovviamente è luna di notte, io sto morendo di sonno, quindi sinceramente non ho la voglia né il tempo di voler spiegare i motivi per cui ho quest'idea, e altrimenti uscirebbe un video con una conclusione molto molto lunga. Quindi ho deciso che domani a mente fredda vi racconterò tutti i dettagli al meglio, e perché comunque ho sorriso in vlog, si vede che stavo proprio incazzata, quindi non l'ho fatto al meglio. E poi vi spiegherò i motivi per cui mi sono stata costretta a pensare a queste cose. E al momento vi saluto e buonanotte. Ciao a tutti, eccoci qui finalmente alle 2:15 del pomeriggio, a mente freddissima, come vi ho promesso ieri, le mie considerazioni più dettagliate dell'evento di ieri. Allora, partiamo dal presupposto che io avevo in mente tutt'altro, perché avevo programmato di fare tantissime altre cose che non ho potuto fare.
Allora, la mattina siamo arrivate intorno alle 10 e mezza, 11 meno 20 a Tiburtina. Quindi poi, una volta arrivate in metro, volevamo fare una passeggiatina alla zona del Colosseo, Fori Imperiali, insomma quella zona lì, che in realtà non abbiamo fatto neanche tantissimo quel giro, perché ovviamente i mezzi di Roma fanno cagare al cazzo. Allora, la metro è interrotta, ovviamente, ma quello penso che possa essere una cosa che succede, perché ovviamente stavano facendo i lavori, quindi vabbè, non dico che non funzionava perché c'era qualsiasi altro motivo futile, ma stavano facendo i lavori, quindi vabbè, sorvoliamo sulla metro che a un certo punto era interrotta, e quindi abbiamo dovuto prendere una navetta che sostituiva quel pezzo di metro interrotta. Quindi abbiamo fatto tardi, siamo arrivati al Colosseo che erano già le 11 e mezza, e quindi niente, alla fine abbiamo fatto il giro molto breve, e però poi è venuto il dubbio come arriviamo a Termini, perché poi noi da Termini saremmo dovute andare a San Pietro. E quindi ovviamente ce la siamo fatta a piedi, una bella passeggiata, abbiamo mangiato lì e poi abbiamo preso la metro a Termini per arrivare a San Pietro. A San Pietro avevo un'idea completamente diversa da quello che abbiamo fatto, perché alla fine il programma della mattina, bene o male, lo abbiamo fatto, ma il programma del pomeriggio è andato un po' a farsi benedire, perché ha iniziato a piovere prima di tutto, ma quello non è colpa di nessuno, solo di Poseidone che manda la pioggia nei giorni sbagliati. E vabbè, quindi ci siamo prese un gelato poi lì a San Pietro e ci siamo quindi rifugiate in questo bar, ma vedendo che non stava smettendo di piovere, abbiamo deciso di andare, erano circa le 3 del pomeriggio, di andare in libreria, perché lì era a pochi passi, a prendere il a ritirare il pass, diciamo, per poi fare la conferenza. Allora, forse ho capito male io su come prendere i pass, ma la mia amica che aveva già il primo libro, Nevernight, mai dimenticare, che era mio in realtà, però in realtà gliel'ho prestato per quel momento per farle entrare e per farle prendere il pass. Io ho comprato i grandi giochi lì alla libreria e mi hanno dato il pass. E io tipo, aspetta, forse non mi è chiaro questa cosa, non mi è stata chiara questa cosa, che io pensavo che chi avesse il libro già poteva già ricevere il pass, ma non è stato così, a quanto pare. E vabbè, ho capito male io forse, e ok, sorvaliamo su questa cosa perché do la colpa a me su questo fatto. Però poi una cosa che mi ha dato tanto fastidio non è tanto che la mia amica non è potuta entrare, anzi in realtà lei avrebbe potuto assistere alla conferenza perché aveva il libro, quindi su questo ok, però il fatto che una cosa che appunto mi ha dato fastidio è che c'erano tipo 30 sedie in un posto piccolissimo per 150 persone. Forse voi dell'organizzazione avreste dovuto pensare che tantissime persone sarebbero rimaste in piedi, magari qualcuno poteva anche restare in piedi, però se voi mettete 30 sedie e poi ci sono in totale 150 persone, le altre 120 persone dove le metti? Tutte quante in piedi? Forse non era meglio fare il contrario. Io pensavo che fosse una libreria molto grande, perché in realtà avevo letto che tipo potevano entrare circa 80 persone, e ci stava tantissimo, che far entrare 80 persone è un conto, perché lì era veramente piccolino per 150 persone. Ovviamente era una libreria molto grande in confronto a quella che c'è nel mio paese, cioè proprio un buco del culo, però insomma per 150 persone è un po' piccolina, non credete? Che c'era poco spazio per così tante persone. Poi ovviamente J. Christoph è stato gentilissimo, perché ha firmato tutte le copie di quelli prima di tutto che avevano il pass, e poi anche chi non aveva il pass e chi è rimasto fuori. Quello è, però io dico, c'è un punto a favore J. Christoph, che è rimasto lì fino alle 10 la sera, anche alle 10 e mezzo. Ho visto storie su Instagram che lui alle 10 era ancora a firmare i libri. Io alzo le mani, io vi dico che quest'uomo dopo questo evento lo amo ancora più di prima, insomma. Io stavo lì in piedi
e neanche riuscivo a vederlo, in realtà lo sentivo soltanto, che ovviamente la conferenza in sé è stata bellissima. Lui è anche un uomo molto generoso, che ha molti valori, e su questo non metto in discussione niente. Su quello che ha detto io mi sono trovata d'accordo su alcune cose, su altre un po' meno. Comunque, quelli sono pareri personali. È stato anche comunque coinvolgente per il pubblico perché poi ci sono state anche dei momenti, ci sono stati dei momenti in cui Gio Cristo ha risposto anche alle domande di noi ragazzi, insomma, per chi volesse fare una domanda a lui. Solo che io sono stata in piedi dalle 3 del pomeriggio e sono stata in piedi per praticamente fino alle 5:20 finché non è iniziato, quindi lei ha pensato, va bene, ora ci sono le sedie, ci possiamo sedere finalmente. E invece no, sono praticamente avanzata di 3 passi da dove stavo prima e praticamente sono stata fino a poi alle 7:20 finché non me ne sono andata in piedi, quindi dalle 3 alle 6:40, diciamo, 3 ore e mezzo in piedi, cioè io stavo morta. Già avevo girato il Colosseo, Foro Imperiale, fino a Termini, poi a piedi. Non vi è bastato, no, non vi è bastato ovviamente. Una cosa positiva è che hanno fatto entrare prima del previsto, perché ovviamente vedevano che stava piovendo, quindi hanno fatto entrare prima, hanno dato i pass prima. Perché in realtà avrebbero dovuto darli dalle 16 in poi. Invece, quando siamo arrivate noi, che erano circa le 15, già stavano facendo entrare perché ovviamente non è che potevamo farci aspettare sotto la pioggia. Quindi su quello posso anche dare un giudizio positivo. È una cosa su 100, però vabbè, alla fine. Vabbè, io parlo da persona che ha subito questa cosa, però magari se fosse stata al posto di chi ha organizzato, probabilmente avrei fatto lo stesso, non lo so. Da spettatrice avrei fatto diversamente, però ecco, siccome non mi sono ritrovata dalla parte di chi ha organizzato, non potrei dire niente a riguardo, nient'altro, oltre che il mio giudizio da spettatrice. Poi in realtà ieri accennavo al fatto della presentazione in sé, no, anzi, aspetta, in realtà di un solo fattore della conferenza, ossia che le domande a J. Christophe sono state fatte prima delle domande del pubblico da dei ragazzi booktuber, miei colleghi, che io seguo tantissimo, io sono affezionata a loro perché guardo sempre i loro video, ormai già da qualche anno, da 4-5 anni ormai guardo BookTube, chi più e chi meno, comunque sono molto affezionata a loro, sono stata contentissima che loro potessero finalmente avere una possibilità così grande, perché so che alcuni di loro sono grandissimi fan di Nevernight e in particolare di J. Christophe, e sono stata veramente fiera di loro, orgogliosa del lavoro che hanno fatto, perché ovviamente, come dicevo anche ieri sera, mantenere la calma nonostante l'emozione, perché capisco che stare lì con J. Christophe, soprattutto dopo aver letto i suoi romanzi, oltre a Nevernight, perché alcuni hanno letto anche altre sue opere, e che hanno amato questa trilogia, che hanno amato J. Christophe e che amano questo autore. Quindi io sono contentissima, hanno fatto un grandissimo lavoro, però c'è un per, ovviamente. E parlo sul mio giudizio personale. Se ci fossi stata io al loro posto, avrei voluto avere un pochino più di esperienza in questo campo. Perché io ovviamente sono molto emotiva, ho l'ansia, sono timidissima, quindi avrei preferito io avere un'esperienza magari con un altro autore di, non di basso livello perché non mi piace dire così, però magari con un autore indipendente, con qualcuno che magari non è J. Christophe o la Rowling o comunque autori di quel calibro. E così sarei arrivata a fare una conferenza con J. Christophe con un pochino di esperienza. Però, appunto, ripeto, per l'ennesima volta è una cosa mia personale, io avrei preferito così. Ovviamente loro sono
persone diverse da me, hanno un carattere diverso e forse è stato meglio per loro iniziare con J. Christoph come una bomba atomica come J. Christoph. E quindi probabilmente è stato meglio per loro così piuttosto che iniziare da un altro autore, magari qualcos'altro, con qualche altro libro. Comunque, ecco, questo volevo solamente precisare sulla conferenza. E un'altra cosa di cui mi vorrei lamentare sono i mezzi a Roma che fanno cagare al cazzo. Allora, escludendo la metro perché era bloccata e per lavori, quindi ok, giustifichiamo la metro. Però un'altra cosa, sempre di mezzi, c'era un autobus, il 490 per chi di Roma, che passava lì vicino, dalla libreria insomma, che mi portava poi da San Pietro a Tiburtina. Ho chiesto informazioni ai due ragazzi che erano lì, che dovevano prendere tra l'altro lo stesso autobus, e mi hanno detto che ci metteva circa 25 minuti di media da quel posto lì da San Pietro fino a Tiburtina, e che doveva passare alle 7:30, lo stanno aspettando anche loro, quindi avrei fatto in tempo a prendere l'autobus alle 20 perché mi portava poi a Pescara, che non ho potuto fare in realtà perché io ho aspettato dalle 7:10 fino alle 8:20, cioè ok, e poi tra l'altro se contiamo dalle 8:20 mezz'ora sono già le 8 meno 10. Poi mettici un po' il traffico, i semafori e quant'altro. Praticamente siamo arrivati a Tiburtina alle 9 meno 5, il momento in cui l'autobus sarebbe dovuto partire. Meno male che siamo arrivate puntualissime, che l'autobus era ancora lì, e quindi ho detto scusi, aprici qua, stavo partendo, giuro. E quindi poi siamo tornati a casa, meno male, sane salve. Però comunque ecco, questa è la nostra sfiga. Mia e della mia amica, soprattutto mia in realtà, una gioia, ho visto Christoph, perché alla fine mi sono un po' intrufolata mentre aspettavo la mia amica, mi sono un po' intrufolata e l'ho visto, è alto tipo 2,20 m, cioè altissimo, cioè un bestione veramente, e se succede qualcosa, tanto già lo so che succederà, io se lo incontro di nuovo lo farò diventare un nano da giardino. Le minacce che non serviranno a niente perché ormai Darkdone sono scritto e beh, è pubblicato e quindi questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto nonostante le mie lunghe chiacchiere e le mie lunghe lamentele. Però era diciamo che un po' mettervi in guardia, ecco. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se non ancora lo avete fatto. Fatemi sapere nei commenti se anche voi siete stati a Roma domenica, oppure se incontrerete J. Christoph a Milano, credo sia il 28 settembre se non sbaglio, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!